Buonasera gentili telespettatori e benvenuti al TG. Nel Palazzo Municipale di Pola la scorsa settimana sono stati firmati nuovi contratti per la ristrutturazione delle facciate degli edifici cittadini. Si tratta di un importante passo avanti nell'ambito del progetto Dolce Vita, volto a migliorare le infrastrutture urbane e l'efficienza energetica della città. Il sindaco Filip Zoričić ha firmato 9 nuovi contratti con le aziende Eurostyle e Engineering Pula Usluge. Questi accordi segnano un altro passo avanti nel progetto Dolce Vita che mira a rinnovare le facciate degli edifici cittadini, migliorando l'efficienza energetica e l'estetica urbana. Oggi firmiamo 9 contratti. Di questo passo raggiungeremo il numero di 66 edifici ristrutturati entro la fine del 2025. Finora sono stati firmati 102 contratti, con i 9 di oggi avremo un totale di 111 contratti firmati. Questa è una delle politiche fondamentali del mandato di questa amministrazione municipale. Sono grato a tutti per i loro sforzi e a tutti i concittadini che hanno riconosciuto questo importante progetto di rinnovamento delle facciate nella nostra città. Abbiamo ancora molto da fare e non ci arrenderemo. Susanna Stankovic, direttrice della ditta Eurostyle, ha espresso la sua gratitudine e soddisfazione per la collaborazione con l'amministrazione comunale e ha annunciato i nuovi progetti in cantiere. È per me un grande piacere partecipare attivamente all'abbellimento della città. Sempre più edifici e inquilini sono interessati a ristrutturare le proprie facciate. Ora stiamo firmando il contratto per 3 edifici: Piazza Zlatic 2, Clivo Consule Istriano 9 e Via Dobrich 34. Poi passeremo alla Via Stankovic 21 e stiamo preparando la documentazione per molti altri edifici. Edward Cinco Pandiek Engineering ha evidenziato l'importanza del progetto per l'immagine di Pola. Possiamo già vedere i risultati del nostro lavoro comune. Oggi firmiamo i contratti per 4 edifici, rispettivamente in via Croazia 1, in via della Centurazione Romana 1 e in via Marulic 9, ai quali stiamo lavorando in collaborazione con la società commerciale Pola Usluge e proprietaria degli edifici in via Marulic 7 e via Venezia 4. Abbiamo molti altri progetti in preparazione. Le prossime saranno via Rakovac 4 e via Marulic 22, ha annunciato Sincopan. La cosa veramente bella di questa storia è che questo progetto è lodevole. Tutte le altre città ci invidiano per questo tipo di cofinanziamento. Abbiamo instaurato un'ottima collaborazione con gli altri dirigenti e come colleghi agiamo insieme in questo progetto per il bene comune. Il progetto Dolce Vita, avviato nel 2015, rappresenta un passo avanti nello sforzo congiunto per migliorare le infrastrutture urbane, incrementare le attività edilizie, aumentare l'efficienza energetica e migliorare le condizioni di vita degli abitanti di Pola. Quest'anno sono stati assicurati 800.000 euro per coprire il fabbisogno della ristrutturazione di 9 edifici, con ulteriori contratti previsti per l'autunno. Dolce Vita continua a trasformare la città di Pola, rendendo gli edifici più efficienti dal punto di vista energetico e migliorando la qualità della vita dei suoi cittadini. Un esempio virtuoso di collaborazione tra amministrazione pubblica e aziende private per il bene comune, concludono i vertici cittadini. Lo scorso venerdì è stata inaugurata presso la Comunità della Cultura Tecnica di Pola una mostra dedicata ai modelli storici di Velieri. È la terza mostra personale del famoso modellista polese Mirko Todorovic. Il noto modellista navale polese Mirko Todorovic ha allestito la sua nuova terza mostra personale di velieri storici presso la Comunità della Cultura Tecnica in via Frane Glavinic 1. Sono esposti un totale di 15 modelli di navi storiche che vanno dalla galea di Lesina alla nave di Ragusa, alla galea veneziana, al trabaccolo, fino alla famosa Santa Maria con cui Cristoforo Colombo si avventurò oltre l'Atlantico e al Mayflower che portò i primi coloni inglesi in America. Questo è tutto fatto secondo i disegni, in scala 1 a 10, 1 a 15, 1 a 20, dipende dalle dimensioni della nave. È stato detto che realizzate questi modelli con materiali speciali. Dove acquistate questi materiali e ad esempio quanto tempo vi occorre per costruire una nave? Quanto tempo avete impiegato ad esempio diciamo per la Mayflower? Dipende dalle dimensioni del modello della nave. Ad esempio per una grande ci vuole più di un anno.
mentre per una piccola bastano alcuni mesi. È più facile lavorare su modelli grandi che su quelli piccoli perché i dettagli minuti richiedono molto più tempo rispetto a quelli più grandi. E inoltre quelli grandi sono più facili da elaborare. Per quanto riguarda il legno, devo usare il migliore perché ho qui modelli che hanno 45 anni e come potete vedere che dopo tutti questi anni sembrano essere stati fatti ieri grazie alla qualità del legno utilizzato. Dove trova questo materiale? Lo prendo da falegnamerie o quando le persone buttano via vecchi mobili e vecchi parquet. Quello che per loro è scarto per me è materiale di prima qualità perché è il vero affare. Poi ho piccoli macchinari e lavoro il legno secondo le mie esigenze. La mostra è sponsorizzata dalla Comunità della Cultura Tecnica di Pola con il sostegno della città di Pola e della regione istriana. La mostra è aperta fino al 20 luglio dalle 7 alle 9 di sera. TG Flash. Domani, in occasione dell'estate dignanese, durante l'intera giornata, saranno organizzati vari eventi e laboratori per tutti i partecipanti. La giornata inizierà alle 10 del mattino con un concerto della banda d'Ottoni della città di Dignano e della comunità degli italiani di Dignano, per un'atmosfera musicale unica. Presso la comunità degli italiani sarà aperto il laboratorio di lavorazione della ceramica con l'esposizione dei magnifici vasi realizzati da Natasha Krajinovic. Insomma, una festa estiva all'insegna della musica e dell'arte. Molti bambini di Cittanova dai 6 ai 12 anni partecipano da anni al campo estivo Movingrad a Carpignano Pineta, attivo nei mesi di luglio e agosto. Offre giochi all'aria aperta, esplorazione della natura e varie attività sportive come nuoto, ciclismo e sport di squadra dal lunedì al venerdì. Ci sono ancora posti disponibili per il terzo gruppo dal 29 luglio al 9 agosto. Contattate Goran Ritosha per informazioni al seguente indirizzo di posta elettronica lietnikamp.novigrad@gmail.com. In occasione dell'anniversario della nascita di uno dei più grandi geni della storia, Nikola Tesla, nel parco di Hughes a Pola sono state deposte le corone di fiori, celebrando così l'importanza del suo contributo alla scienza e alla tecnologia. Ricorre ormai il 168esimo anniversario della nascita del grande scienziato e innovatore Nikola Tesla. Alla posa di corone di fiori, presenti rappresentanti della città, il presidente dell'Associazione Culturale Serba dell'Istria, Nikola Tesla, il console generale della Repubblica di Serbia a Fiume. Anche quest'anno abbiamo celebrato l'anniversario di Nikola Tesla. Sono contenta che l'Associazione Culturale Serba Nikola Tesla porta di anno in anno varie manifestazioni che vengono celebrate sia qui sia nella città natale di Tesla. La regione istriana darà sempre un supporto all'associazione per tutte le sue manifestazioni e attività che hanno in piano anche in un futuro. Tesla nacque in Croazia nel piccolo villaggio di Smiljan, nella regione Lika. Sin da giovane mostrò un'incredibile curiosità per la scienza e la tecnologia. Dopo aver studiato ingegneria e fisica, Tesla emigrò negli Stati Uniti nel 1884, dove iniziò a lavorare con Thomas Edison. Tuttavia, la sua vera rivoluzione iniziò quando sviluppò il sistema di corrente alternata, un'alternativa più efficiente alla corrente continua promossa da Edison. Nel 1893, alla Fiera Mondiale di Chicago, Tesla dimostrò la potenza della corrente alternata, illuminando l'esposizione e impressionando il mondo intero. Tra le sue numerose invenzioni, la torre di Wardenclyffe rimane un simbolo del suo sogno di trasmettere energia senza fili. Sebbene il progetto non sia mai stato completato, la sua visione ha ispirato generazioni di scienziati e ingegneri. Vogliamo ribadire tutto quello che abbiamo detto fino adesso e non finiremo mai di ringraziarlo quanto ha fatto per il nostro territorio, ma anche quanto ha fatto per il mondo intero. Che non so se qualcuno mi potrà anche smentire, ma credo che la sua importanza e la sua vastità di innovazioni che ha fatto, credo che non sia ancora neanche registrata. Perciò oggi abbiamo queste cose che possiamo in un certo modo come già pronte, già fatte, però in quel tempo bisogna avere il coraggio e sapere
di Nikola Tesla per queste cose metterle in evidenza a favore di tutto il mondo. L'Associazione Culturale Serba dell'Istria Nikola Tesla è molto attiva. Lo scorso anno hanno organizzato un viaggio nella città natale di Tesla per rendere omaggio al grande inventore. Quest'anno ad ottobre visiteranno il Museo Nikola Tesla a Belgrado per approfondire ulteriormente la conoscenza della sua vita e delle sue opere. Oggi le idee di Tesla continuano a vivere nelle tecnologie moderne. La sua eredità è più viva che mai, influenzando il nostro quotidiano e spingendoci verso un futuro più sostenibile e tecnologicamente avanzato. Nella Marina Puccia Pomer è stata organizzata la presentazione del libro A mare ad Astra dell'autore Andrei Bader. Il libro, attraverso 20 capitoli, ricostruisce il concetto di nave ed imbarcazione tradizionale in Istria, dall'antichità ai giorni nostri. Una dettagliata visione delle imbarcazioni storiche è stata ottenuta mediante l'analisi delle fonti storiche, scritte e figurative, e parte significativa del libro è dedicata ai graffiti votivi delle navi. Grazie a tutti i relatori per le belle parole, al presidente Ivan Kirac per la sua sensibilità verso il territorio, la tradizione e la sua conservazione, e a Robert Zucon che 10 anni fa mi ha spinto e gettato in un mare molto più profondo delle baie di Pomere e Medolino. La sua storia di vita, racconto di perdita, ricerca e ritrovamento della barca a remi di suo padre, che è anche la storia di Medolino. Insieme all'autore, il libro è stato presentato dal presidente del comune di Medolino, dalla recensitrice del libro e dal collaboratore esperto e direttore dell'intero progetto. Tutti sanno che il mare occupa un posto molto importante nella vita degli abitanti del comune di Medolino. Molte famiglie più antiche che si insediarono nella nostra zona sono arrivate sulla costa meridionale dell'Istria proprio via mare, diverse centinaia di anni fa. Il mare è stato ed è tuttora un motore economico. Un tempo come importante fonte di cibo e commercio, oggi più come sinonimo di destinazione turistica ideale. A prima vista il libro è splendido, a uno secondo sguardo diventa interessante sfogliandolo un po', guardando le immagini, il carattere tipografico e il testo, ma al terzo sguardo, quando ci si immerge, si inizia a leggerlo e ci si lascia trasportare, vi catturerà completamente e vi condurrà in un paese delle meraviglie. L'autore racconta la storia della sua terra, una storia marittima concentrata sulla storia delle imbarcazioni, così come appaiono nelle diverse fonti storiche. Gente mia, cosa posso dirvi per concludere? Amate il mare, godetevi il mare, rispettate il mare e soprattutto onorate il mare, perché il mare è più forte di noi. Il programma della presentazione è stato arricchito dall'esibizione della cantautrice ospite Elis Lovrić. La presentazione è stata condotta da Nina Zsufić ed è stata organizzata come l'ultimo evento nell'ambito del ricco programma di celebrazioni per la giornata del Comune di Medolino 2024, che quest'anno festeggia 31 anni di esistenza ed attività. Ed è tutto dal TG, grazie per l'attenzione, buona serata e buon fine settimana.